per mantenere in questo momento così delicato una presenza delle nostre imprese su ancora mercati dinamici e espansivi, il progetto Export Hub ha individuato in 11 aree particolarmente dinamiche dei referenti, delle antenne che sono a disposizione delle nostre imprese. Noi operiamo su tutte le quattro nazioni del Regno Unito, quindi Inghilterra, Scozia, Galles e Nord Irlanda. Abbiamo due settori specifici, quello dell'agroalimentare e dell'innovazione. Il progetto è anche completato da alcune iniziative di informazione e sensibilizzazione su queste opportunità. Partiremo ora nel mese di novembre con un ciclo di 5 seminari, per esempio come si può esportare il vino e i generi agroalimentari negli Stati Uniti, come poter esportare componenti e accessori moda nell'Estremo Oriente. Un dato interessante anche per le imprese italiane è proprio quello dell'e-commerce, sicuramente una piattaforma molto interessante anche per i prodotti agroalimentari e non italiani. Di un progetto a tutto tondo che mira a mantenere e, se possibile, potenziare quella che è la capacità di presenza delle nostre imprese su mercati che ancora dimostrano una certa vitalità e un certo dinamismo. Alla Camera di Commercio il motto è prepararsi al peggio sperando al meglio, quindi per il momento stiamo pensando a un no deal Brexit e sappiamo già che più o meno 7 aziende su 10 avranno importanti modifiche operative da effettuare. Webinar di accompagnamento all'export di Promo Firenze. Prossimi appuntamenti il 5 novembre dalle 10 alle 16 con packaging nel mercato giapponese e il 10 novembre dalle 16 alle 17:30 con un percorso di avvicinamento al mercato USA Food and Wine. Giovedì pomeriggio 26 novembre, webinar sulla piattaforma della Fondazione Forense di Firenze dal titolo Il passaggio generazionale nell'impresa, la gestione della conflittualità. Si parlerà di successione aziendale e della gestione dei conflitti generazionali con un focus sull'istituto del patto di famiglia. Nella seconda parte della tavola rotonda, approfondimenti con esperienze di protagonisti. Nuovi fondi disponibili per contributi a fondo perduto sui bandi che la Camera ha messo a disposizione delle imprese su sicurezza in azienda, internazionalizzazione e partecipazione a fiere e mostre internazionali di settore, anche online. Sempre aperti anche i bandi per iniziative di filiera corta e il rafforzamento patrimoniale delle cooperative.